Salve a tutti i giocatori, io sono Andrea e questo è il mio canale. Oggi andremo a giocare a un gioco nuovo che non avete mai visto probabilmente, a meno che non l'abbiate scaricato dallo store. Si chiama Lumino City. È una cosa dalle descrizioni, da come lo descrivono, che non hanno quasi, forse è l'unico gioco che hanno fatto di quel genere. E niente, andiamo a vedere la descrizione. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace. E di iscrivervi al canale se vi piace questo video. Andiamo subito a leggere cosa dicono sul gioco. Eccoci qua, ragazzi, e come vedete, questo è il gioco. E allora, leggiamo subito le recensioni. Informazioni sul gioco. Il pluripremiato gioco di avventura ambientato in un mondo fatto a mano. Il mondo l'hanno fatto a mano. Informazioni sul gioco. Il Lumino City è una bellissima avventura creata internamente a mano con carta, cartone, luci, miniatura e motori. Quindi, ragazzi, la prima volta che hanno fatto un gioco così. In questo splendido ambiente prevede la vita di un'avventura intelligente, affascinante ed enigmatica. Il nonno di Lumi, il guardiano di Lumino City, è stato rapito. Per trovarlo devi esplorare la città e capire gli affascinanti meccanismi che danno vita a questo mondo unico. Quindi ci saranno degli enigmi da risolvere. Quindi diciamo che la descrizione intriga e andiamo subito a vedere com'è il gioco. Cacchio. No, lo tengo così per forza. Scusate. Ci siamo. Lumino City. Ah, devo schiacciare le solite cose. Bam, ok. Preparazione del gioco. Ok, vediamo se copro qualcosa. Non dovrei coprire niente. Giochiamo. Tanto vi ricordo di... No, scusa, ho detto di iscrivervi al canale e mettere un bel mi piace. Fatemi sapere nei commenti se vi piace questo gioco o se ci avete già giocato, un vostro parere, fatemi sapere qualcosa. Casa del nonno. Ok, figura 1. Andiamo a vedere sta casettina del nonno. Quindi Lumie è questo qua. E questo qua è il nonno. Ci sono stati dei problemi terribili in città. Penso di aver bisogno di una tazza di tè prima di raccontartelo. E voglio mostrarti una cosa. Ok? Dammi un attimo per prendere il libro. Saresti così gentile da prepararmi un tè? Va bene. Quindi devo schiacciare qua e va giù. Ok, va giù. Beh, prendi tè. Ok, sono le bustine di tè. Ah, proprio le inserisco così io. Ok, no, una sola. Cos'è stato? È entrato qualcuno? Piano superiore. No, 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 non puoi. Non pestando il nonno. Togli le mani. Agita luminosa, slam. Ok. Sai che ci hanno zanzato il nonno? Che cos'è stato? Che ne so. Andiamo a vedere. Aiuto, nonno! Cacchio, c'è un libro. Ha lasciato cadere una cosa. Pigliamola. Allora, tocca la borsa per guardarci dentro. E c'è un libro. Tocca per esaminare e usa. Vediamo. Il manuale è... per poter tornare utile. Ok, ci può tornare utile. Manuale delle istruzioni del gioco. Usciamo da qui. Alla città. Vediamo. Eccola qua. Obiettivo sbloccato. Le scale. Allora, quindi questa è la città. Sembra essere stata meravigliosa.
Devo solo trovare un modo per salire. Allora, qua c'è il gancio. Io posso. No, non ho letto. Ok, e schiaccio qua e qui. Ok. E andiamo su. Così. Penso che fosse così. La gente saliva in città. Ok. Va bene, infatti, azzeccati. Come me ti faccio salire, ma? Ci vedi qui? Questo non interagisce, no? No. Niente, allora. No, questo. Mi sale lì, ok. Ma io l'appendo. Io l'appendo, il manuale. No, qua parla di una generica. No, non c'entra un cacchio. Come me la esco dal manuale? Di uscire al manuale, zero. Ho capito, io me ne voglio andare dal manuale. Come cazzo lo chiudo? Mannaggia lui, aspettate. Questo qua, no, casa, cosa ho fatto? No, sono uscito. Sono uscito del tutto. Allora, io sono appeso. Come cacchio mi aggrappo qua? Siamo bene. E se io vado di qui? Ok, devo trovare un'altra strada per salire, quindi quella non mi fa. Pure un legnetto. Tocchiamo. Un legnetto, cosa fa? Prendi. Così ci serve là. Tocca qua. No, tocco lì. Qua? Ah, ok. Il legnetto. Ah, la campana, ok. Così tirano su. Ok. No, poteva servirci il legnetto. Vediamo. Luminous DT. Quindi tu chi sei? Sono Lumi. E sto cercando di trovare il mio nonno. Tuo nonno? Non lo so. Me lo chiedi, me lo descrivi? Un vecchio baffone. Baffoni. Un vecchio baffone così. Intendi il tuttofare? No, non lo vedo da una vita. Non c'è. Ah, ma è lì il tizio, non l'ho mica visto. È solo per questo che mi hai fatto alzare? Non so perché me ne preoccupo. Niente. Già andato a quel paese. Vediamo se riusciamo a entrare. Allora. Quindi questo. 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 Sembra che il porta mi ha scarabocchiato qualcosa sul quarto pericolo prima. Ho capito. Inizio qua. Ok, così. Così, così, così. E voilà. Aperto. Entriamo, no? Su. Allora. Qua non. Qua ci sono delle scale. È bloccato da. Vabbè, andiamo di qua. Su queste scale maledette. Cosa. Non si può girare la telecamera? No, sembrerebbe di no. Okay. E vado su. Su cosa faccio? Su. Non la vedo proprio utile. Andiamo giù.
come me ne torno giù di qua, torno giù qua. Devo rileggere un attimo il cancello perché non l'ho letto, non ho fatto in tempo a leggerlo, che ho schiacciato subito. Vediamo un attimo. È bloccata dalla ruggine, non viene usato per anni. Ok, quindi c'è qualcosa per sbloccarlo. Questo cos'è? Un quadro. E come lo tocco questo qua? Penso che adesso non abbiamo niente per farlo, credo, questo qui. La borsa non c'è niente, ok. Non ho capito bene come. Ah, ecco perché copro l'uscita. Sì, non riuscivo a uscire dalle robe. Oh, ok. Non qua dentro. No, non qua, no. Ho sbagliato. Allora, quello è bloccato da ruggine. Andiamo dal tizio. Ci farò parlare col tizio? No, devo andare su la scala di lì. Devo provare ad andare su questa scala qua. Ok, vado giù di qua. Allora, tipo lì, no? Non posso andare da nessuna parte. Come se lo sblocco sto coso? Ci sarà qualcosa da raccogliere sicuramente. I fili. Lo svitol. Vabbè, ho fatto buco sul soffitto. Ha bloccato la ruggine. Io come cazzo non ci passo? No, ho sbagliato. Torno giù. Andare, qua non c'è niente. Ma quello come cazzo c'è entrata in quella casetta del piffero? Adesso mi ha bloccato. Arrugginito. Ah no, dici di trovare un'altra strada proprio. E qua? Quella di lì non mi ci fa andare. No, ho sbagliato. L'unica cosa che mi fa fare. Di qua non mi fa andare. In realtà secondo me dobbiamo attivare sto coso. Ma come cazzo non la si usa? Che non si clicca niente. Non si clicca. Chiaro su. Mettiamo l'alberello qua. Si può fare qualcosa? Ah, ecco. Il vericello non funziona senza corrente. Che ha corrente giù. Ho capito. Ma se giù. Allora dobbiamo attivare sto robo qua. Ci sarà un modo. Questo qua. Lo devo fare così. Non funzionerà di questi tasti, no? C'è niente qua. Non serve a niente. Che cazzo?
una spiegazione almeno all'inizio, qualcosa, zero, eh. Ma che cazzo faccio senza... Non c'è niente qua per... Entrare qua dentro. Ah, ok, posso entrare qua dentro. Andiamo sto libro. Oh. Ho preso il coso. Qua. Allora, top bag. Ok. Sono quelli da... Adesso non riesco a capire che cazzo devo farci qua. Ci ho messo qualcosa lì. Sul foglietto. Non dice come schiacciarli però, mannaggia il pifero. C'è un cazzo, non mi dice. Sulle X qua. No. Beh. Dai, mi fai vedere le robe. Non va avanti. È lui. Vediamo. Dice qualcosa sulla corrente. No. Non c'entra niente. Belgio. Cazzarola. Cosa l'ho già visto? Già visto, niente. Non ci dice nulla. Noi cosa possiamo fare con... Dici che magari mettendo quello c'è già la corrente? Non lo so, la vedo grigia, però magari può essere, non lo so. Andiamo già ad attaccare. Non funziona senza corrente. Qua c'è scritto come cazzo usarlo, merda di foglio. Collegare i limoni. Ricordi, no, diceva che i limoni non sono mai troppi. Chiedo cosa volesse dire. Ok, allora sarà così che dobbiamo attivare la corrente.
Bizzica, che fatica però, Allora, limone. Dobbiamo cliccare. Mettiamo qui. Uno, due, tre. O forse lì. Dobbiamo collegare i vari limoni. Possiamo anche girarlo. Fare un giro tondo. Faccio che si collegano. Vedere se adesso funziona. O limone, più che altro c'è la spiegazione sul libro, non l'ho guardata bene. E vediamo se va. Niente, non funziona perché l'ho messi male. Tornare alla casetta a vedere quel cazzo di libro. Ci possiamo tenere quel libro lì. Una casetta, una casetta, una casetta, una casetta. Allora, questo libro. Limone. Tra il più e il meno. Ho capito. Basta, direi collegare il più e il meno sul limone solo, così dicono. Meno. Facciamo così, togliamoli tutti. Allora. Che si fa? Insomma, ok, vedi che si può più e meno, più e meno, uscito dallo schermo, ma si può, faccio così, più e meno, e con un altro. Più o meno. Aspetta, questo qua è meglio fare così. Così. E questo si collega così. In teoria. Giusto? Adesso dovrebbe essere giusto. Forse. Speriamo. Dovrebbe essere la cosa giusta. Andiamo a vedere. Comunque questo gioco è veramente originale. Non è che se ci metti un po'. Niente, senza corrente. E che cazzo? Ah, l'ho messi male. L'ho messi male. Vediamo, perché non l'ho messo? Ah, perché qua non si indica. Ah, ecco, vedi. Oh, ce l'abbiamo fatta. Partiamo un video. Ah, lo sapevo. Sarebbe solo una bella botta. E beh, è un genio quello lì.
Ah, quello sta cercando di riparare la. Ora la TV ha un altro po' di TV. Vabbè. Sta cercando di riparare la corrente, veramente. E basta. Ha ripristinato la corrente. Ha ripristinato la corrente. Ah, ne è rimasto uno. Lo prendo io. Eh sì, pigliamocelo. Adesso andiamo su. Allora, abbiamo collegato i limoni alla corrente. Adesso vediamo se si va con quel cacchio di tasto. O se funziona il tasto. Vieni qua, vieni qua. Ok. Ma cosa mi serve attivare qualcosa qua? Ah, perché per andare dal tizio lì. Cos'è? Questo è ancora arrugginito, sbaglio. Questo è ancora arrugginito. Non si attacca. Se devo andare su. Bel gioco incastrato questo qua. Portiamolo in giro, che ce ne frega a noi. Scusa, se vado di qua. Ciao, nessuna risposta, capito? Adesso sembra felice. Va bene. Ok, abbiamo fatto Miz, sono passati 27 minuti. Direi che il video finisce qui. Spero vi sia piaciuto. Mi scuso per le parti noiose. Purtroppo, non conoscendo il gioco, non sapevo bene cosa fare. Non sembra così male. L'unica cosa che è cioè un po' lungo. Bisogna ragionarsi su un po'. Spero che il gioco vi sia piaciuto. Al prossimo video. Ciao ragazzi.